Abbiamo ascoltato la prima parte del terzo capitolo della prima lettera ai Corinzi, dove San Paolo introduce un tema molto importante per la nostra vita cristiana e anche per la nostra crescita spirituale. Esordisce dicendo: sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo. E poi aggiunge: vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci e neanche ora lo siete. Ci fermiamo qui, poi vediamo se la grazia di Dio ci consente anche di andare a approfondire il perché neanche ora lo sono. Queste parole che dice San Paolo sono di un'importanza straordinaria, perché ci fanno comprendere che la vita cristiana, la vita spirituale, è esattamente plasmata e analoga alla nostra vita corporale. Noi siamo concepiti nel grembo delle nostre mamme, siamo gestati per 9 mesi, veniamo alla luce, siamo neonati in fascia, poi siamo bebè, poi siamo bambini, poi siamo fanciulli, poi siamo ragazzini, poi adolescenti, poi ragazzi, giovani, adulti, maturi, anziani e vecchi. Nella vita spirituale succede esattamente la stessissima cosa, con una piccola differenza però. Mentre la vita biologica va avanti per conto suo, però già qui abbiamo qualche elemento di riflessione, no? Non è detto che se uno arriva a 50 anni sia un uomo o una donna matura. Ha 50 anni, ma potrebbe ancora essere un ragazzino, veramente pure a 60 o 70 anni, si può essere ancora ragazzini. Quindi la vita biologica va avanti da sola, perché è soggetta semplicemente all'incedere del tempo, all'attimo presente, al susseguirsi che non possiamo controllare e fermare del tempo, dei secondi, secondo dopo secondo. Anche io sono arrivato quasi a 50 anni, ma sono passati 50 anni di secondi, quindi non è che ci si arriva in un battibaleno, no? Però anche se passa piano, il tempo passa sempre. Spero che, arrivato in mezzo del cammino di nostra vita, sia sorta, questo tanto per far capire la meditazione, anche un po' di maturità, di sapienza e di saggezza dentro la mia persona, e non è scontato. Ecco, nella vita spirituale, diciamo, nella vita biologica non è scontato che uno cresce, come dire, interiormente insieme alla crescita esteriore del suo corpo. Nella vita spirituale non solo che non è scontato, ma è scontato il contrario. Cioè la vita spirituale non cresce da sola. Questo è proprio un punto fondamentale. Quando è che noi siamo nati? Qual è la data di nascita della nostra vita cristiana? È il giorno del nostro battesimo. Noi sappiamo che la Chiesa chiama alcuni sacramenti, in particolare l'Eucaristia e la Cresima, i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Cioè sono quei sacramenti che ti fanno, anzitutto che ti fanno, come dire, cominciare a crescere nella fede. Cioè tu da bambino, proprio neonato, dovresti cominciare a diventare almeno un ragazzino, anche, diciamo così, l'età di questi sacramenti che passa attorno alla preadolescenza, tu dovresti arrivare, diciamo così, a quei sacramenti. Oggi è un po' difficile comunque che la tua vita spirituale sia più o meno corrispondente alla vita biologica. Cioè sei ancora un frutto acerbo, sei ancora un ragazzino, sei ancora un preadolescente, né carne né pesce. Però ecco,
hai la possibilità, perché già si sta avviando lo sviluppo, per diventare, come dice San Paolo in altri passi, un adulto nella fede. Che succede però? Generalmente, numero uno, oggi per tante situazioni, per l'assenza dell'educazione, per la crisi della catechesi, per tante cose, per il fatto che la società arriva completamente al contrario, quando si fanno i sacramenti dell'iniziazione cristiana a volte si è neanche bambini di un anno per quanto riguarda la fede, siamo già fortunati, quindi non si è arrivati all'equivalente del preadolescente, ma poi si rimane bambini di un anno fino alla morte, spesso e volentieri. Anzi, se uno volesse dirla tutta, a differenza, come dire, della vita biologica, nella vita interiore si può regredire. Cioè, non soltanto non è automatico che si vada avanti, ma, attenzione, se io non lavoro per andare avanti, vado indietro. Questo dobbiamo tenerlo presente. E come si fa a crescere nella fede? Come si fa a diventare da carnali? Cosa significa carnale? Carnale è una persona che vive, che ragiona, che è dominato da ciò che fanno tutti. Poi San Paolo specifica, c'è invidia e discordia, per esempio. L'abbiamo visto nella meditazione precedente. Uno che dice io sono di Apollo, io sono di Paolo, ma che so ste cose? Cioè, sono attaccamenti umani, tu non ti devi attaccare all'apostolo, allo strumento che usa il Signore, ma ti devi attaccare al Vangelo che annuncia. Se tu ti attacchi alla persona e poi cominci a dire ah, San Paolo è più bravo di Apollo, no, Apollo è il più grande predicatore dell'antichità, San Paolo balbetta, e cominci a fare questioni su queste cose, tu stai ragionando come ragionano le persone poverine, mondane, lontane dalla fede, che non conoscono il Signore. Ma questi non sono ragionamenti da figli di Dio. Ok? Come si cresce? Qui dobbiamo metterci alla sapienza della Chiesa e alla sapienza dei santi. Come si cresce? Si comincia con la preghiera vocale. Dire le preghiere, che è meglio dirle piuttosto che non dirle. Il secondo step, dice San Benedetto, non muovere le labbra quando dici una preghiera, stacci con la testa e col cuore. È diverso dire un'Ave Maria anche col cuore o dire un'Ave Maria a pappagallo. Tutti ce ne accorgiamo, e a volte se ne accorge anche chi ci ascolta, detto fra me e coloro che stanno ascoltando. Poi si fa uno step più in alto ancora, si comincia a riflettere sulle cose di Dio, sulle cose che ascolto, su una predica che ho sentito, su un libro che ho letto, no? Quella che si chiama la meditazione. Poi si entra in dialogo con il Signore, tra poco faremo silenzio, noi sappiamo, ciascuno di noi che sta partecipando in diretta a questa ora santa sa se questo momento è un momento tanto atteso, un momento vivo, o è un momento in cui si trova in difficoltà, perché può succedere, questo succede nelle fasi embrionali, non bisogna preoccuparsi, è normale all'inizio. Non so che fare, non so come riempire questo spazio. Dice, quando passano questi 10 minuti, sto quarto d'ora, che non so che fa, magari dico qualche Padre Nostro, non lo so. Ecco, questo è un tempo che può essere riempito di profonda spiritualità e di profondo colloquio interiore con il Signore. Cosa faccio similmente quando non c'è la santa dopo che ho ricevuto la comunione? Come valorizzo quel tempo in cui Dio, ci diceva Santa Teresa, Santa Elisabetta della Trinità durante il Rosario, Dio è dentro di me, siamo fusi in una cosa sola. Questo è uno step ulteriore. Quindi la preghiera che gradualmente cresce, lo vediamo. Poi se uno arriva a questi step, poi ci stanno gli altri, poi cominciano le cose veramente grosse, perché poi il nostro Signore comincia a mandare grazie, doni, preghiera infusa, preghiera soprannaturale. Ma Santa Teresa dice quasi tutti i cristiani sì e no che biascicano qualche preghiera, è già un miracolo, perché molti non lo fanno.
Cioè, già pregare standoci, dire una preghiera vocale standoci con la testa è già una cosa abbastanza rara. Non parliamo di meditare, non parliamo poi dell'orazione affettiva. Quante persone anche buone, quindi la preghiera è una cosa, i sacramenti è un'altra cosa. Quante persone anche buone, io le conosco anche da queste parti, sono persone buone, sono persone che si passano davanti alla chiesa della Nozione della Croce. Fanno qualche preghiera personale, ma non hanno ancora compreso, e quindi non vivono, cioè il fatto che la messa è la cosa più grande che esiste in tutto l'universo. Non possiamo stare senza la messa. Perché se tu non ti nutri di questo cibo, che altro che cibo solidissimo, che è l'Eucaristia, non stai dinanzi e non vivi una vita sacramentale profonda. Non soltanto celebrando i sacramenti, ma anche qua celebrandoli bene, celebrando bene la confessione, facendo la confessione frequente, fatta bene, imparare a fare l'esame di coscienza, arrivare a messa 10 minuti prima, prepararti, rispondere a tutte quante le preghiere, dirle, starci con la testa, starci col cuore, non basta farle, non bisogna farle bene, eccetera, eccetera. Poi formarsi, leggere, imparare, ascoltare. Buone cose, buone fonti, leggere i buoni libri. Adesso che abbiamo internet, cioè possiamo sbizzarrire come ci pare. Ci sono tantissimi bravissimi predicatori in giro che veramente sono edificanti. Basta soltanto, insomma, non è manco tanto difficile trovarli, no? Mano a mano che tutte queste cose si fanno e si fanno bene, la nostra fede cresce. Se si fanno poco o non si fanno per niente, noi rimaniamo bambini. Anzi, rientriamo nel grembo della madre, cioè nel senso che la Chiesa certamente ci considera cattolici, ci dà i sacramenti, ci fa il funerale, ma la vita cristiana tu non l'hai vissuta mai. E quindi se senti un discorso di un certo livello, pensiamo alle persone che stanno proprio poverine, lontane, indifferenti, capiscono niente. Più avanti San Paolo dirà che per l'uomo carnale le cose dello spirito sono discorsi astrusi, discorsi senza senso, discorsi incomprensibili, perché non ha idea minima di cosa sia la vita dello spirito. Ecco, queste sono cose che prego il Signore, insomma, chi le ascolta, ma io ho fatto altro che riferire ciò che il fiorfiore, insomma, della tradizione spirituale, ascetica e mistica della Chiesa insegna, non ho fatto altro che ripetere, non c'è niente di mio in quello che ho detto. Però ecco, prego il Signore che chi ha partecipato, insomma, in diretta oppure parteciperà in differita a questa meditazione, tenga presente queste cose. Santa Teresa, e concludo, nelle sue opere dice: noi pensiamo, se una persona ha un rapimento, rapimento, che va in estasi, ma questa è roba da santi. Sì, è roba da santi. Ma Santa Teresa, verificare per credere, nel castello interiore, dice: certo, queste cose non è che tu ti metti a fare adorazione e il giorno dopo il Signore te rapisce. No, d'accordo? Non succede così, vogliono anni, d'accordo? Però, se uno iniziasse un cammino serio, il Signore non è che ha preclusioni, queste cose potenzialmente sono accessibili a tutti, non le vivono tutti, non perché il Signore fa le preferenze, a questo glielo do e a quest'altro non glielo do, ma perché quasi nessuno si cura di mettersi in condizione di poterle vivere. E quindi veramente il Signore ci avrebbe la possibilità, lui ce l'ha, di farci vivere il paradiso sulla terra. Abbiamo anche questo sentito nel rosario meditato di questa sera, ma quasi nessuno lo vive. Perché? Perché non si mette in condizione di farlo, perché tutti questi fiumi di grazia che sono a nostra disposizione, da noi devono essere percorsi, devono essere accolti, devono essere vissuti. Tanto noi li accogliamo, li viviamo, e tanto più ci stacchiamo dall'essere carnali, cioè terra terra, dal pensare come pensano le persone che non conoscono Gesù, e diventiamo spirituali, e tanto più ci stacchiamo dall'essere infanti o bambini nella fede, crescendo e diventando gradualmente cristiani maturi e adulti.